Allacciate le cinture. Stiamo per fare un viaggio verso uno dei luoghi più misteriosi del nostro universo. Assisteremo a qualcosa che pochi finora hanno visto con i loro occhi. Di recente, gli astronomi hanno scoperto che il gigantesco buco nero al centro della nostra galassia, la Via Lattea, sta perdendo materia. Che cosa significa? Significa che il buco nero, classificato col nome Sagittarius A asterisco, la cui massa è 4,1 milioni di volte più grande del Sole, non è un gigante inerte come si pensava finora. Potrebbe essere attivo. La perdita rilevata dagli scienziati potrebbe essere una sorta di singhiozzo del buco nero. Beh, capita anche a me di perdere gas. Nel corso delle ricerche effettuate dagli scienziati con l'aiuto del telescopio orbitale Hubble, è stata individuata una chiazza di materia, simile a una fiamma ossidrica. Erano immense nubi di idrogeno proprio al centro della Via Lattea. Un getto di gas che sembrava sparato da una pompa. Capita spesso che i buchi neri ancora attivi siano circondati dalla materia che attraggono col loro immenso campo gravitazionale. Gradualmente la materia viene assorbita dal buco nero, ma una piccola parte rimbalza contro il potente campo magnetico. In parole povere, quando una gigantesca nube di gas viene attratta e risucchiata da un buco nero, quest'ultimo rigetta poi una certa quantità di gas. Il risultato sono le cosiddette bolle di Fermi. Se ne conoscevano finora due, formatesi tra 2 e 4 milioni di anni fa. Ma ecco che di recente è stata scoperta un'altra gigantesca bolla di gas, perfettamente allineata con il rigetto che, per 35 anni luce, si estende dal buco nero Sagittarius A asterisco. Secondo gli astronomi, la bolla si è creata per azione di questo getto di gas. Ora visitiamo qualche altro posto fantastico nell'universo. Attenzione però, potrebbe essere pericoloso. Come con questa stella di neutroni, la Pulsar Vedova Nera. Deve il suo nome al fatto che sta divorando il suo compagno, una stella nana bruna. Più materia la Pulsar consuma, più la sua rotazione rallenta. L'energia dissipata dalla Pulsar in questo processo provoca al contempo la diminuzione della stella sua compagna. Se fosse reale, la pasta nucleare sarebbe la materia più dura esistente nell'universo. Si ipotizza possa esistere nelle stelle di neutroni, compressa in forma, come si suol dire, spaghettificata. Può resistere a pressioni fino a 10 miliardi di volte superiori a quelle necessarie per spezzare l'acciaio. Visitiamo un pianeta su cui piove vetro? Meglio di no, se chiedi a me. Questo azzurrissimo esopianeta ha un aspetto idilliaco, persino familiare. Non somiglia vagamente alla Terra. Ma non farti ingannare, la sua vera natura è terrificante. Venti che infuriano a 8700 km orari in superficie, cioè 7 volte la velocità del suono. Ma non è tutto, qui piove vetro. E la pioggia è orizzontale. Il pianeta è inoltre caldissimo. Gli tsunami solari sono un fenomeno detto anche evento Terminator. Si tratta di immani esplosioni di plasma lungo l'equatore del Sole, dovute a catastrofiche collisioni tra campi magnetici. Gli tsunami di plasma devastano la superficie della stella alla velocità di oltre 305 metri al secondo. Possono durare settimane e avvengono circa ogni 10 anni. Guarda questo corpo celeste. Si chiama Iperione ed è uno dei satelliti di Saturno. Ed è anche una delle più strane lune del Sistema Solare. Il bello è che l'aspetto è persino la cosa meno strana di Iperione. Questa sorta di enorme pietra pomice costellata di innumerevoli crateri è anche carica di elettricità statica, che fuoriesce verso lo spazio. E che dire di un pianeta vagante con le aurore? Alla deriva nello spazio tra le galassie, i pianeti vaganti hanno perso la loro orbita. Uno di essi, localizzato a circa 200 anni luce dalla Terra, è particolare. Tanto per cominciare, è un pianeta con un campo magnetico 200 volte superiore a quello di Giove. Vale a dire così tanto potente da poter generare aurore luminose nell'atmosfera. Tieniti alla larga dai buchi neri. Non che debba dirtelo, giusto? Eh già, i buchi neri sono forse i più temuti corpi celesti esistenti. Ma che dire dei mini buchi neri? A differenza dei loro cugini supermassicci, i mini buchi neri sono solo ipotetici e minuscoli. Non più grandi di un atomo. Eppure, anche così, potrebbero avere una massa pari a 1000 sedan. Secondo una teoria, potrebbero essersi create tonnellate di micro buchi neri subito dopo il Big Bang, all'origine del tempo e dello spazio. Altri scienziati ipotizzano persino che ogni giorno il nostro pianeta sia attraversato da mini buchi neri. La prossima tappa ti piacerà. Un pianeta di ghiaccio rovente. Il remoto esopianeta Gliese 436b è un vero paradosso. È fatto di ghiaccio bollente. E completa la sua orbita attorno alla stella nana rossa Gliese 436 in soli 2 giorni. Quindi si trova molto vicino alla sua stella. Cosa che spiega come mai le temperature sul pianeta superino i 420 gradi centigradi. Gliese 436b inoltre ospita anche enormi quantità di ghiaccio X, ovvero ghiaccio che resta solido anche a temperature roventi.
Se ti piacciono i diamanti, ho il pianeta che fa per te. Situato a 4.000 anni luce dalla Terra, esiste un esopianeta che sembra un unico gigantesco diamante. Il pianeta è più denso di qualsiasi altro scoperto finora ed è fatto per lo più di carbonio. Denso al punto che, secondo gli astronomi, il carbonio potrebbe essere cristallino. Cosa che, in parole semplici, significa che il pianeta forse è davvero un enorme diamante. Esistono lune che orbitano attorno ad altre lune? Forse o forse no. Il dibattito è ancora aperto. I pianeti orbitano intorno alle stelle, le lune intorno ai pianeti. Ma le lune in orbita intorno a lune, come le chiamiamo? Sublune? Lunette? Luune? Che suona come una parola hawaiana? No, torniamo seri. Secondo gli scienziati, le sublune potrebbero esistere, a patto che la luna principale sia abbastanza grande, che la subluna sia abbastanza piccola e che ci sia abbastanza distanza tra le due lune e il pianeta ospite. Ora visitiamo la galassia detta fossile vivente. La Digisat 1 è grande quanto la Via Lattea, ma è quasi invisibile perché le stelle che la compongono sono distantissime. Ciò che rende ancora più unica questa galassia è che sta lì tutta sola, a differenza di altre galassie simili raggruppate in ammassi. Significa che Digisat 1 si è formata prima di tutte le altre, forse appena 1 miliardo di anni dopo il Big Bang. Se così fosse, sarebbe un vero fossile vivente. A proposito di fenomeni invisibili, sai che nessuno di noi può vedere la luce infrarossa, no? Ora ti parlerò proprio di un fascio di luce infrarossa dallo spazio. Le ultradense stelle di neutroni sono ciò che resta di stelle giganti ormai estinte. Di solito emettono raggi X o onde radio, ma nel 2018 è stato scoperto uno strano flusso di luce infrarossa che sembrava originarsi da una stella di neutroni a 800 anni luce dal nostro pianeta. O forse da un disco di polveri intorno alla stella di neutroni, ipotesi non ancora dimostrata. Oltre l'orbita di Nettuno si trova l'enigmatica fascia di Kuiper, colma di grandi corpi celesti ghiacciati. Quel che affascina gli scienziati è lo strano movimento orbitale seguito da questi oggetti, cosa che può essere spiegata solo in un modo. Oscurato alla nostra vista da Nettuno c'è un altro pianeta gigantesco. Questo ipotetico pianeta è stato chiamato nono pianeta o pianeta X e speriamo che un giorno la sua esistenza venga confermata. Visitiamo la nostra stella, ma non avviciniamoci troppo, sai com'è. L'atmosfera del Sole è in effetti molto più calda della sua superficie. In superficie la temperatura non supera i 5.500 gradi centigradi, mentre nell'atmosfera arriva a milioni di gradi. Niente di strano, date le esplosive ondate di calore che regolarmente si irradiano dalla superficie della stella, surriscaldando la sua atmosfera. Ecco un altro curioso corpo celeste, Haumea, un pianeta nano in orbita nella fascia di Kuiper. Ha una strana forma oblunga e due lune. Su Haumea un giorno dura solo 4 ore terrestri. È infatti il corpo celeste a rotazione più rapida di tutto il Sistema Solare. Ma quel che è più affascinante è che ha anche un sottile anello, largo appena 64 km. Le luci d'emergenza si spengono, le sirene iniziano a suonare e l'astronave inizia a tremare furiosamente. L'oscurità cosmica oltre gli oblò è illuminata da lampi intermittenti. Gli astronauti si allacciano le cinture e guardano gli schermi, con la fronte imperlata dal sudore freddo. Davanti a noi lo spazio è tagliato a metà da un raggio accecante. Niente nell'universo è in grado di fermarlo. Sembra una gigantesca scia di condensazione, ma milioni di volte più massiccia di quelle lasciate dai normali aerei a reazione. Non c'è modo di aggirarlo. Il comandante della spedizione spaziale ordina a tutti di tornare indietro, immediatamente. Quello che abbiamo appena visto è un getto relativistico, un vero problema spaziale. I buchi neri, come enormi aspirapolvere, inghiottono tutto ciò che cade oltre il loro orizzonte degli eventi, il confine tra lo spazio-tempo e il luogo oltre il quale niente può sfuggire. Tutti gli oggetti che si trovano in prossimità di questo confine sono spacciati. Persino la luce, la cui velocità non è superabile, non ha scampo oltre questo limite. I buchi neri non solo assorbono la materia, ma la sparano attraverso poderosi getti, misteriosi fasci lunghi migliaia di anni luce, nello spazio. Fortunatamente non abbiamo questi corpi celesti nel nostro sistema solare, ma ipotizziamo di scoprirne uno vicino al Sole. Il buco nero inizia immediatamente a divorare la nostra stella. La forte gravità colpisce maggiormente il lato del Sole più esposto, che in poco tempo verrebbe completamente annientato. Il buco nero lo mangia proprio come noi faremmo con un piatto di spaghetti. I fisici chiamano questo fenomeno spaghettificazione.
Quando il mostro ha finito il suo pasto, due getti simili a spade laser tagliano a metà la nostra galassia. Gli astronomi stanno osservando una catastrofe simile proprio ora, a miliardi di anni luce da noi. Un buco nero del sistema 3C321 sta bombardando una galassia vicina con un getto di raggi X, raggi gamma ed elettroni accelerati alla velocità della luce. Questo assalto va avanti da milioni di anni e siamo fortunati che avvenga a distanza di sicurezza. Se un getto si avvicinasse ad un pianeta simile alla Terra, vaporizzerebbe la sua atmosfera e il suo strato di ozono. Tutta la vita sulla superficie scomparirebbe. Riuscirebbero a sopravvivere solo gli abitanti del profondo sottosuolo. Se un buco nero dovesse comparire vicino al Sole, però, non vivremmo abbastanza a lungo per vedere questi getti. Il mostro assorbirebbe l'energia della stella, lasciandoci senza luce né calore. La Terra si raffredderà, sprofondando nell'oscurità eterna. Ma come ogni altra cosa, questi getti possono avere anche un risvolto positivo. Come i fertilizzanti che aiutano i raccolti a crescere, l'energia dei raggi comprime le nuvole spaziali, creando le condizioni per la nascita di nuove stelle. Immaginate uno scarico in bagno attraverso il quale l'acqua scorre in un tubo. L'acqua si muove a spirale e una parte di essa ruota intorno al foro. Ora immaginate che il buco nero sia lo stesso scarico e che al posto dell'acqua ci sia una sostanza chiamata plasma. Il plasma, ruotando vorticosamente, si magnetizza, raccogliendosi in un enorme disco di accrescimento e iniziando ad emettere luce, che viene successivamente sparata in due flussi nello spazio. Il buco nero V404 Cygni si trova a 8.000 anni luce dalla Terra. Possiamo immaginarlo come un enorme fuoco d'artificio con una massa 10 volte il nostro Sole. Il problema è che qualcuno ha dimenticato di installarlo in modo sicuro e lo stoppino ha preso fuoco prematuramente. Il sistema è alimentato dal gas di una stella vicina che fornisce un carburante pressoché infinito. I getti di V404 Cygni non fuoriescono solo dai poli, ma in ogni direzione. Più o meno come le sfere specchiate delle feste, ma emettendo plasma caldo al posto di luci colorate. Un disco con un diametro 7 volte il Sole sta girando intorno al buco nero. L'interno del disco ondeggia come una trottola che sta per smettere di girare e cadere. Gli scienziati credono che le oscillazioni e gli scatti casuali siano causati da distorsioni del continuum spazio-temporale. I buchi neri non sono gli unici corpi celesti in grado di catturare la nostra attenzione. I loro principali concorrenti sono i lampi gamma. La scienza non sa esattamente come appaiano. Molto probabilmente sono dovuti al decadimento di una stella di grandi dimensioni o alla collisione di stelle di neutroni. I satelliti registrano i lampi gamma praticamente ogni giorno. Rilevazioni più accurate mostrano che almeno 500 esplosioni si verificano nell'universo nello stesso periodo di tempo. Un astronomo amatoriale che osserva per la prima volta la parte visibile dell'universo può sentirsi come una star del cinema sul tappeto rosso, solo che non sarà accecato dalle luci delle telecamere di giornalisti e fan, ma da costanti esplosioni di raggi gamma. L'esplosione di un lampo gamma vicino alla Terra farà sentire il nostro pianeta come una candela in una tempesta di neve. Immaginate di vivere nel futuro e di poter decollare sui voli interstellari sicuri. Siete su un'astronave diretti verso un pianeta che assomiglia alla Terra, per osservare con i vostri occhi un'esplosione di lampi gamma. L'astronave viaggia nello spazio esterno e atterra sul pianeta in questione. Non appena mette piede sul suolo, avete una strana sensazione. Ogni essere vivente su questo pianeta sta aspettando che accada qualcosa di terribile. Uccelli spaventati volano nel cielo, gli animali iniziano a correre fuori dalle foreste e a cercare un riparo. Il vento fa frusciare le foglie ed è come se qualcuno vi stesse sussurrando: «Salvatevi! Andatevene da qui!» Dopodiché il vento diventa più forte trasformandosi in una tempesta. Un flash luminoso appare all'orizzonte. Dopo qualche secondo la luce si intensifica. Qualche enorme presenza ha acceso i riflettori spaziali. Tutto è perduto. C'è solo la luce. In un secondo viene rilasciata tanta energia quanta ne genera il nostro Sole in soli 10 miliardi di anni. Passano 10 secondi e lo spettacolo è finito. Il pianeta si muove nello spazio e il flash ha colpito solo una parte dell'emisfero meridionale, ma è stato comunque sufficiente per causare diversi danni. Il lampo di raggi gamma è stato piuttosto breve, non è riuscito a vaporizzare gli oceani o a spazzare via l'atmosfera. Ma lo strato di ozono che proteggeva il pianeta dai raggi della stella più vicina e dalle radiazioni cosmiche è comunque scomparso.
tutta la vita su questo pianeta finisce bruscamente. È uno scenario terribile, ma non è ancora il momento di farsi prendere dal panico. Gli scienziati ritengono che la probabilità di una simile catastrofe sul nostro pianeta sia pari a zero. La Terra, però, non è sempre stata così fortunata. L'estinzione dell'Ordoviciano avvenne 450 milioni di anni fa. Alcune teorie ritengono che sia stata causata da un'esplosione di raggi gamma con un epicentro localizzato a 6.000 anni luce dalla Terra. I dannosi raggi UV colpirono la superficie del pianeta, riducendo lo strato di ozono del 40%. Più della metà delle piante e degli animali scomparvero. Ma la vita continuò a svilupparsi e dopo 200 milioni di anni i dinosauri iniziarono a popolare il pianeta. Eta Carinae è una stella binaria, la più massiccia conosciuta. Pesa quasi 200 volte il Sole e in 10 secondi emette tanta luce quanto il Sole in un anno. Si trova a ben 7.500 anni luce dalla Terra, ma nel 1843 gli abitanti del nostro pianeta riuscirono a vederla nel cielo notturno senza telescopi. Questo evento fu possibile grazie ad un'esplosione. Le nuvole di gas e polvere che la circondano sono le conseguenze di quegli eventi. Possiamo definirle come le enormi rovine di una stella, ma hanno un bell'aspetto. Nel prossimo milione di anni, Eta Carinae continuerà ad esplodere, generando dei fortissimi lampi gamma. Ma anche in questo caso l'umanità non deve preoccuparsi. La direzione delle nubi di gas indica che i futuri raggi gamma non colpiranno la Terra. Il nostro pianeta è sotto assedio. In questo momento, 30 milioni di oggetti spaziali, di dimensioni variabili, comprese tra il granello di sabbia e un'automobile, sono diretti verso la Terra. La nostra atmosfera riesce ad intercettare ed incenerire tutte queste minacce. Gli scienziati monitorano costantemente lo spazio e non hanno trovato una sola roccia spaziale potenzialmente pericolosa per l'umanità. Ma questo non significa che non esista. Un enorme asteroide riesce a colpire la Terra una volta ogni 2 milioni di anni, in media. Ecco le superfici della Luna, di Marte e di Mercurio. Sono ricoperte di crateri come i buchi del formaggio. Ecco le tracce degli asteroidi che hanno bombardato la loro superficie per milioni di anni. L'atmosfera è un'eccellente barriera contro la pioggia di frammenti spaziali provenienti dal cielo. Nonostante ciò, ogni anno circa 500 grandi oggetti riescono ad attraversare questa barriera naturale. Fortunatamente la maggior parte cade nell'oceano o in aree scarsamente popolate. Sul pianeta l'attività geologica continua, i continenti si muovono, le montagne si alzano e si abbassano. Mentre guardi questo video, il paesaggio della Terra sta cambiando. Questo continuo movimento cancella tutte le tracce di meteoriti cadute sul pianeta. I buchi neri sono tra i fenomeni più enigmatici e sinistri dell'universo. Possono inghiottire intere stelle e pianeti, piegando il tessuto stesso dello spazio e del tempo. Ma cosa succederebbe se la Terra, il nostro pianeta natale, venisse catturato dalla morsa dell'orizzonte degli eventi di un buco nero? Cosa vedremmo prima dell'inevitabile fine? Diamo un'occhiata, ok? Un buco nero è come il bullo del parco giochi. È una regione dello spazio in cui la gravità è così forte che nulla, nemmeno la luce, può sfuggirgli. È come Houdini al contrario. Come i fiocchi di neve, ogni buco nero è unico. Ognuno ha la sua massa, il suo spin e la sua carica. E ci sono anche taglie diverse, un po' come i jeans. Petit, slim, regular e husky o qualcosa del genere. Comunque, ci sono quattro taglie. I buchi neri più piccoli sono quelli di massa stellare. Nascono quando una stella massiccia si esaurisce e si ripiega su se stessa. Sono come i chihuahua del mondo dei buchi neri. Possono essere minuscoli, ma sono esuberanti. Ingoiano la materia vicina come un cucciolo affamato. E perfino il più piccolo è tre volte più massiccio del nostro Sole. Poi ci sono i figli di mezzo di questa famiglia cosmica, i buchi neri di massa intermedia. Sono troppo grandi per nascere dalle stelle collassate. Gli scienziati ritengono che possano nascere quando diversi buchi neri si fondono in uno solo. E anche se non possono dominare le galassie, almeno possono inghiottire qualche stella vicina. Buon per loro, eh? Ma sapete chi può dominare una galassia? Gli enormi mostri del nostro universo, i buchi neri supermassicci. Sono i giganti con masse che vanno da milioni a miliardi di volte quelle del nostro Sole e svolgono un ruolo cruciale nella crescita e nella formazione delle galassie che li ospitano.
Infine, ci sono i buchi neri ultramassicci. Credetemi, non potete nemmeno immaginare le dimensioni e la massa di questi oggetti. Questi orrori cosmici sono estremamente rari, ma quelli che conosciamo possono divorare intere galassie come Pac-Man. Quindi cosa succede se ci si avvicina troppo a un buco nero? O meglio, cosa vedreste nei vostri ultimi istanti di vita? Beh, per prima cosa si raggiunge un orizzonte degli eventi. È come un punto di non ritorno, un confine invisibile che segna il bordo di un buco nero. Ed è qui che le cose cominciano a farsi davvero strane. Per esempio, il tempo inizia a rallentare. Non per voi, ma per un estraneo che vi osserva da una distanza di sicurezza. Se steste cadendo in un buco nero, non avreste alcuna sensazione diversa. Ma se steste guardando qualcun altro caderci dentro, lo vedreste rallentare e infine bloccarsi nel tempo, come in un video in pausa. Quando ci si avvicina ancora di più, si iniziano a vedere cose davvero strabilianti. La gravità farebbe sì che la luce intorno a voi si pieghi e si distorca, creando una sorta di effetto specchio. Si potrebbe persino vedere un alone di luce intorno al buco nero, noto come anello di fotoni, oggetti di particelle ad alta energia che fuoriescono dai poli del buco nero. In realtà ci si può avvicinare molto a un buco nero senza avvertire alcun effetto rilevante. Solo quando si supera l'orizzonte degli eventi non si può più tornare indietro. Il gioco è fatto. Dopo aver superato questo limite non si può più vedere nulla. Per chi vi osserva dall'esterno sarebbe come se foste improvvisamente scomparsi. Nel frattempo potreste iniziare a sentirvi un po' allungati come uno spaghetto. Questo perché la gravità è così forte che vi tira in diverse direzioni contemporaneamente. Esiste anche un termine scientifico per definirlo: spaghettificazione. Parleremo della linguineficazione in un altro video. Ora che siete all'interno di un buco nero, state prendendo la mira sulla singolarità. Si tratta di un punto di densità infinita nel suo centro, dove tutta la materia viene schiacciata in un unico punto. È come cercare di far entrare un elefante in una minuscola scatola di fiammiferi. Tutto viene schiacciato fino a diventare il più piccolo possibile. Il che significa che è arrivato il momento di salutarci, credo. E se tutto ciò sembra spaventoso, ecco un altro fatto divertente. I buchi neri non sono affatto rari. In realtà ce n'è uno al centro di ogni galassia, compresa la nostra Via Lattea. Quindi significa che alla fine verremo risucchiati da esso? E se sì, come accadrebbe esattamente? Vediamo. Immaginiamo un buco nero che si avvicina al nostro sistema solare. All'inizio non sembra altro che un minuscolo puntino in lontananza, ma quando si avvicina sempre di più, la sua attrazione gravitazionale comincia a creare scompiglio. I pianeti iniziano a deviare dalla rotta, gli asteroidi vengono scagliati nell'oblio e le comete si frantumano in mille pezzi. Ma proprio come quando si aspetta la salsiccia in un ristorante tedesco, il booster deve ancora arrivare. Presto raggiungerà inevitabilmente la Terra. Per prima cosa, l'atmosfera del nostro pianeta verrebbe trascinata verso il buco nero, scatenando un'enorme tempesta di vento. E ci sarebbero onde enormi sugli oceani, con l'acqua stessa distorta dalle forze gravitazionali. Immaginate di vedere mari e oceani allungarsi. Il campo magnetico della Terra è generato dal movimento del ferro fuso nel nucleo del pianeta. Ma ora, le estreme forze di marea del buco nero interromperebbero questo movimento, causando l'indebolimento e la distorsione del campo magnetico. Tutto ciò provocherebbe terremoti ed eruzioni vulcaniche massicce, mentre la crosta e il mantello del pianeta verrebbero smembrati. Tutte le infrastrutture e la tecnologia verrebbero completamente distrutte. Edifici, ponti e strade verrebbero fatti a pezzi. Ok, mettiamo in pausa. Piuttosto orribile, vero? No, ma non preoccupatevi. Non avreste nemmeno visto tutto questo, perché avreste sentito gli effetti del buco nero molto, molto prima. Torniamo al futuro. Perderemmo il nostro campo magnetico ancora prima che tutto inizi a collassare. E questo significa non solo che il tempo e il clima diventerebbero terribili, saremmo anche esposti a radiazioni estreme. Questi raggi gamma e il calore del buco nero potrebbero cambiare drasticamente il nostro pianeta. Dite ciao ciao a tutta la nostra bella natura. Ma al comune mezzo gaudio, non saremmo gli unici a essere colpiti da un buco nero, che probabilmente è anche peggio. Quando questa bestia inghiottirà l'intero sistema solare, consumerà praticamente tutto. Un effetto immediato sarebbe lo sconvolgimento delle orbite di asteroidi, comete e di tutti gli altri corpi. I pianeti comincerebbero a deformarsi e ad allungarsi, le loro superfici si deformerebbero come metallo fuso. Il Sole stesso ne risentirebbe, la sua superficie si contorcerebbe come una palla di mastice. Eh sì, tutto questo è spaventoso anche solo da immaginare. Ma ora respirate e rilassatevi, perché nulla di tutto questo accadrà mai. Questo è il lato positivo, ricordate? Le probabilità infinitesimali di vincere la lotteria sono comunque maggiori rispetto al travolgimento da un buco nero. Il buco nero più vicino al nostro sistema solare si chiama Gaia BH1. Scoperto dagli scienziati nel 2022, si trova nella nostra Via Lattea a circa 1600 anni luce dalla Terra.
Gaia BH1 ha una massa circa 10 volte superiore a quella del nostro Sole, il che lo rende un buco nero di massa stellare. Non è molto interessante di per sé, ma la sua scoperta ha fornito preziose indicazioni sul comportamento di questi mostri cosmici. Ma, come si può vedere, anche il buco nero più vicino conosciuto è a più di 1000 anni luce di distanza. Si muovono molto lentamente e non si avvicineranno mai così tanto al nostro sistema da costituire una minaccia. Ehi, ma non avevi detto che c'è un buco nero al centro della Via Lattea? Non vuol dire che alla fine assorbirà tutta la nostra galassia? Potreste domandarvi, forse non con quella voce. Non preoccupatevi, la risposta corretta è no. Quella al centro della nostra galassia si chiama Sagittarius A Star. Forse la ricorderete per quella foto sfocata virale che ha fatto il giro di internet qualche anno fa. Questo buco nero è effettivamente molto massiccio e ha una forte attrazione gravitazionale, come due ragazzi di terza media innamorati. Tuttavia è ancora un piccolo fagiolo, influenza solo gli oggetti ad esso vicini. Gli oggetti della galassia sono tutti troppo grandi e si muovono troppo velocemente per essere attratti dai buchi neri. Tuttavia sono comunque affascinanti da studiare. Gli scienziati stanno ancora cercando di svelare i misteri dei buchi neri e anche se non saranno mai pericolosi per noi, ci ricordano l'incredibile potenza del nostro universo. Ora penso che sposterò la mia attenzione sull'incredibile potere del cioccolato. Immagina un essere così potente da risucchiare intere galassie, così misterioso da essere invisibile a occhio nudo e così impressionante da piegare spazio e tempo alla sua volontà. Ti presento mia madre. Sto scherzando. Sto parlando del supereroe dell'universo per eccellenza, la stella buco nero. Che cos'è e come funziona? Scopriamolo. L'universo è pieno di meraviglie e la stella buco nero è una delle più impressionanti. È una forza super massiccia, in grado di aggirare le leggi della fisica e un enigma per gli scienziati. Non c'è da stupirsi che gli scrittori di fantascienza le trovino così affascinanti. Una stella buco nero, nota anche come quasi star, è un tipo ipotetico di stella estremamente massiccia e luminosa, che potrebbe essere esistita all'inizio della storia dell'universo. La sua luminosità dovrebbe essere stata pari a quella di una piccola galassia, ma a differenza delle stelle moderne, non erano alimentate dalla fusione nucleare nel loro nucleo. L'energia di una quasi star deriverebbe dalla caduta di materiale in un buco nero nel suo nucleo. E sì, proprio come un normale buco nero, queste stelle avrebbero il potere di risucchiare tutto ciò che gli si avvicina troppo, comprese stelle, polvere e intere galassie. Ma com'è possibile che la stella nasca da un buco nero? E poi come fanno a coesistere? Per prima cosa parliamo di come nascono i buchi neri in generale. Tutto inizia con una stella super massiccia, una stella diverse volte più massiccia del Sole. Questa stella gigante brucia, brillando con la luce di 1 milione di soli, ma alla fine esaurisce il carburante e il suo destino è segnato. Quando la sua vita volge al termine, emette un ultimo enorme boom, un'esplosione così potente da poter oscurare un'intera galassia. Questa esplosione è chiamata supernova. Nell'esplosione, gli strati esterni della stella volano via, mentre il nucleo viene schiacciato dalla sua stessa gravità. Se il nucleo è abbastanza pesante, può continuare a schiacciarsi fino a diventare un buco nero. È così che nasce un buco nero. Non provare a mettergli il pannolino. Ora questo mostro cosmico può continuare a crescere, inghiottendo tutto ciò che gli si avvicina. È in pratica ciò che sta accadendo nel nostro universo con le stelle supermassicce. Ma che dire delle quasi star? La loro formazione può essere avvenuta solo all'inizio dello sviluppo dell'universo, prima che l'idrogeno e l'elio fossero contaminati da elementi più pesanti. Per questo motivo, le quasi star hanno una caratteristica importante. Sono gigantesche, così enormi che è letteralmente impossibile immaginarle. Potrebbero aver nanizzato anche le più grandi stelle moderne conosciute, come VY Canis Majoris e Stevenson 218. Non c'è da stupirsi che siano così spaventose. Sono nate da protostelle, le prime stelle dell'universo, le trisavole di, insomma, di tutto. Immagina quindi una protostella così massiccia che il suo nucleo collassa in un buco nero, proprio come abbiamo descritto. Ma la differenza fondamentale è che in una normale supernova gli strati esterni della stella vengono spazzati via dall'energia rilasciata durante l'esplosione. In una quasi star, invece, questi strati esterni sono abbastanza massicci da assorbire l'energia. Che cosa otteniamo alla fine? Una stella con un buco nero nel nucleo che pesa da 1000 a 10.000 masse solari.
Questa quasi star sarebbe circa 14.000 volte più grande del nostro Sole, il che la renderebbe più grande di qualsiasi stella conosciuta. Questi titani celesti hanno delle proprietà pazzesche. Una volta formatosi al centro della protostella gigante, il buco nero inizierebbe a sprigionare una tonnellata di energia. Questa energia aiuterebbe a bilanciarne la forza di gravità, rendendola simile a una stella gigante con una normale fusione. Le quasi star avrebbero una vita piuttosto breve, circa 7 milioni di anni. Per fare un paragone, il nostro Sole ha circa 4,5 miliardi di anni ed è solo a metà della sua vita. Ma in ogni caso, durante questo breve periodo, il buco nero al centro crescerebbe fino a diventare circa 10.000 volte più grande del nostro Sole. Si ritiene che le quasi star siano anche molto calde, con temperature che superano i 9.700 gradi centigradi. Ma quando una quasi stella invecchia, inizia a raffreddarsi e i suoi strati esterni diventano trasparenti. Alla fine si raffredda fino a una temperatura di 3.727 gradi centigradi. A quel punto per la quasi star sarebbe la fine. Non potrebbe sopravvivere a quella temperatura, quindi si dissolverebbe, lasciandosi dietro un buco nero di massa intermedia. Purtroppo al momento non esistono prove dell'esistenza di quasi star. Questo perché si pensa che siano esistite solo molto tempo fa. Potrebbero essere state stelle di popolazione 3 molto massicce, estremamente rare e difficili da rilevare. È anche molto improbabile che qualcuna di esse esista ancora oggi, a causa della loro durata di vita molto breve. Allora, perché gli scienziati credono che le quasi star possano essere esistite? Perché stanno cercando un modo per spiegare come i buchi neri supermassicci si siano formati così presto nella storia dell'universo. Si trovano al centro della maggior parte delle galassie, ma com'è possibile che questi mostri si siano formati così rapidamente? Dopotutto, i buchi neri piccoli impiegano molto tempo per diventare supermassicci. È qui che entra in gioco l'idea delle quasi star. Queste stelle non sarebbero solo forze distruttive della natura, sarebbero cinture nere in gravità. Potrebbero piegare qualsiasi cosa alla loro volontà. Ecco perché queste stelle, se sono realmente esistite, devono aver giocato un ruolo cruciale nell'evoluzione delle galassie. Devono essere state determinanti nel dare forma all'universo come lo conosciamo. I buchi neri di dimensioni intermedie che si sarebbero lasciati alle spalle potrebbero quindi essersi trasformati in buchi neri supermassicci al centro delle galassie. Ma dobbiamo ancora risolvere questo mistero. Individuare e studiare le stelle buchi neri è come cercare un ago in un pagliaio, solo che al posto dell'ago c'è un oggetto invisibile e misterioso, e al posto del pagliaio c'è l'immensa distesa dello spazio. Con l'aiuto della tecnologia e delle loro menti geniali, però, gli scienziati si stanno avvicinando a scoprire i segreti di questi giganti celesti. Ecco alcuni elementi che possono aiutarci in questa ricerca. Innanzitutto, le onde gravitazionali. Sono come increspature nel tessuto dello spazio-tempo, causate dal movimento di oggetti massicci. Albert Einstein le aveva previste già nel XX secolo, ma sono state rilevate solo nel 2015. Le abbiamo scoperte osservando la collisione di due buchi neri. Questa scoperta ha confermato che possono fondersi e che sono una potente fonte di onde gravitazionali. Gli scienziati ritengono che studiandole si possa imparare di più su come si formano e si sviluppano i buchi neri. Al momento, per studiarli usano la speciale sonda spaziale LISA. Combinando le informazioni di LISA con altre osservazioni, gli scienziati sperano di saperne di più su questi terrificanti oggetti celesti. Possiamo anche cercare di individuare le quasi star osservando gli effetti della loro gravità sugli oggetti vicini. È come cercare di individuare un criminale dalle sue impronte digitali. Ad esempio, se un buco nero si trova vicino a una stella, gli scienziati possono osservare la distorsione della luce della stella attirata verso il buco nero. E naturalmente possiamo usare le nostre tecnologie, come i telescopi a raggi X, infrarossi e radio. Questo ci permette di studiare i buchi neri in vari modi e in diverse fasi della loro vita. In altre parole, gli scienziati stanno lavorando duramente per scoprire i segreti di questi giganti celesti. Stanno sviluppando nuovi telescopi, cercando i buchi neri primordiali e analizzando il legame tra le stelle buco nero e la materia oscura. E stanno facendo scoperte incredibili, come nel caso delle onde gravitazionali. Tutte queste cose ci aiuteranno a scoprire i segreti delle quasi star. E quando li scopriremo, avremo scritto una nuova pagina della nostra storia scientifica. Ti sei mai chiesto come sarebbe il suono di un buco nero? Bene, la NASA ha pensato a te.
Ecco un buco nero rumoroso. Rumore nello spazio. Pensavo che nello spazio nessuno fosse in grado di sentire i rumori. Beh, nel 2002, utilizzando un particolare telescopio, la NASA ha esaminato i movimenti del gas caldo in un ammasso di galassie. Poi ha convertito ciò che ha trovato in un'onda sonora che, oggettivamente, non era molto accattivante, ma era un inizio. Dopotutto si era in grado di ascoltare il rumore che del gas ad alta temperatura produceva in un ammasso di galassie a 250 milioni di anni luce di distanza. Noi al massimo possiamo sentire il rumore del gas qui sulla Terra, ma non importa. Queste onde sonore erano già presenti nell'ammasso gassoso. Gli astronomi della NASA le hanno solo rieditate per renderle udibili all'orecchio umano. Allo stesso modo hanno convertito l'input proveniente dal telescopio. Il principio è universale. Nella nostra atmosfera possiamo sentire i suoni perché le onde sonore si muovono attraverso un mezzo come un liquido o un gas. Anche le onde sonore in queste galassie possono muoversi perché circondate da gas. Cosa c'entra con i buchi neri? Beh, l'elemento che scatena le onde nell'ammasso gassoso è un buco nero gigante. Per essere più precisi, si tratta di un buco nero supermassiccio che pesa milioni di volte più del Sole. Gli esperti non hanno ancora compreso la relazione tra i buchi neri supermassicci e gli ammassi che li circondano. Sanno solo che questi due elementi si evolvono insieme. Sono interconnessi. L'ammasso alimenta il buco nero con nuovo materiale e così via. In cambio, il buco nero riscalda l'ammasso. Queste sono le uniche informazioni che abbiamo. Ma vediamo un po' quanto sono grandi i buchi neri più grandi. Esistono quattro tipi di buchi neri: stellari, di massa intermedia, supermassicci e micro. Naturalmente i più grandi rientrano nella categoria dei supermassicci. Il buco nero più grande dell'universo, scoperto finora, è circa 66 miliardi di volte più grande del Sole ed è uno degli oggetti più luminosi dell'universo. Gli astronomi continuano a scandagliare lo spazio e a trovare nuovi buchi neri. Ma sapresti dire quando è stato individuato il primo buco nero? Diversi ricercatori indipendenti sono arrivati alla stessa conclusione nel 1971. Gli scienziati hanno confermato per la prima volta che questi oggetti si sono formati dal collasso gravitazionale di stelle massicce. Una volta apparso, il buco nero ha poi consumato tutti gli oggetti vicini. Ecco un rapido riassunto di come funzionano questi oggetti spaziali. La loro forza gravitazionale è fortissima. Niente può sfuggire a un buco nero dopo aver attraversato l'orizzonte degli eventi. Persino la luce rimane intrappolata al loro interno. La cosa ancora più bella e spaventosa è che le leggi del tempo e dello spazio sono distorte. Se si cadesse in un buco nero, ci si accorgerebbe che il tempo rallenta. Einstein lo spiega nella sua famosa teoria della relatività. In termini molto, molto elementari, il tempo viene influenzato dalla velocità con cui ci si muove a velocità estreme. La NASA ha scoperto un buco nero in rapida crescita. Non preoccuparti, il mondo non è in pericolo. Questo buco nero è stato sotto gli occhi degli astronomi per tutto questo tempo. Si trova in una regione del cielo ben studiata e gli astronomi sostengono che questo buco si sia formato 750 milioni di anni dopo il Big Bang, cioè dopo la nascita del nostro universo. Ma quindi perché i buchi neri sono così luminosi? Suona strano. Quando ho definito questo fenomeno spaziale, ho detto che i buchi neri sono così densi che persino la luce vi rimane intrappolata. Ma se chiedi a qualsiasi astrofisico, ti confermerà che i buchi neri sono tra gli oggetti più luminosi dello spazio. Questo perché i buchi neri non esistono da soli, ma si trovano al centro di galassie e, di solito, sono circondati da nubi di gas ad altissima temperatura. Queste nubi creano un'aura cosmica intorno ai buchi neri. In realtà, però, non è possibile osservare direttamente un buco nero. Quello che si vede è l'effetto che ha sull'ambiente circostante. Per esempio, si possono vedere oggetti spaziali distrutti da un buco nero. Ricordi quando, nel 2019, è stata condivisa con il pubblico la prima fotografia di un buco nero? Non riusciremmo a vedere il buco nero se non ci fosse l'anello arancione. Come mai l'anello è arancione e non verde o viola? Il cerchio oscuro all'interno è l'ombra del buco nero. Il colore acceso dell'anello luminoso nell'immagine non è la vera tonalità del gas. Si tratta di una rappresentazione scelta dai ricercatori per raffigurare la luminosità delle emissioni. Uno scienziato ha spiegato che il giallo è l'emissione più intensa, il rosso è meno intenso e il nero ha un'emissione minima o nulla. Nella gamma ottica questo anello sembrerebbe probabilmente bianco, forse sfumato di blu o di rosso. Spaghettificazione è una parola vera ed è un effetto che i buchi neri provocano sugli altri oggetti. Se una giraffa cadesse in un buco nero, si allungherebbe come uno spaghetto. Sulla Terra le gambe della giraffa sono più vicine al centro della Terra, quindi sono attratte dalla superficie con maggiore forza rispetto alla testa. Questa regola è a favore dell'animale sulla Terra, ma gli è contro in un buco nero.
In esso infatti la gravità è estrema e più le zampe della giraffa si avvicinano al centro del buco nero, più la forza di gravità le allunga. Più la giraffa si avvicina al centro, più le sue gambe si muovono velocemente. Ma la metà superiore del corpo della giraffa sarebbe più lontana, quindi non si muoverebbe verso il centro con la stessa velocità delle gambe. Ecco la spaghettificazione. Possiamo avere anche delle polpette? No! L'unica differenza tra un buco nero e il Sole è che il centro del buco nero è costituito da materiale superdenso, che contribuisce alla creazione di un forte campo gravitazionale, in grado di intrappolare qualsiasi cosa, compresa la luce. Ecco perché non possiamo vedere i buchi neri. Sapevi che in teoria è possibile trasformare qualsiasi cosa in un buco nero? Per esempio, se comprimessimo il Sole fino ad ottenere una stella con un diametro di 6 km, comprimeremmo la materia al suo interno in una dimensione estremamente ridotta. Ciò la renderebbe così densa che la nostra stella si trasformerebbe in un buco nero. È possibile fare lo stesso con un pianeta o addirittura con il proprio corpo. Esiste qualcosa chiamato buco bianco o è solo una leggenda? I buchi bianchi in teoria esistono. Ipoteticamente funzionano in modo opposto ai buchi neri. Nulla può entrarvi. I fisici considerano i buchi neri e bianchi come lo yin e lo yang, due facce della stessa medaglia. Per loro un buco bianco ha lo stesso aspetto di un buco nero, ma con l'emissione di cose diverse. L'esistenza dei buchi bianchi non è ancora stata dimostrata. E i tunnel spazio-tempo? Esistono così tanti film su di essi. Quanti sono basati sulla realtà e quanti sulla finzione? Alcuni ritengono che i buchi neri funzionino come dei tunnel spazio-tempo. Si entra in una dimensione e si esce in un'altra parte dell'universo. Poiché abbiamo ancora molto da imparare e da scoprire sulla fisica, nessuno può dimostrare se questa teoria è giusta o sbagliata. L'astrofisica afferma che abbiamo bisogno di una teoria solida che unisca la relatività generale alla meccanica quantistica. I buchi neri sono tra le strutture più grandi dell'universo, ma potrebbero esistere esemplari, per così dire, mini. La massa del buco nero più piccolo che conosciamo è solo 3 volte superiore a quella del Sole. A quanto pare, i buchi neri possono scomparire. Stephen Hawking ha sviluppato la teoria della radiazione termica. Secondo questa teoria, la radiazione diminuisce la massa e l'energia rotazionale dei buchi neri. In pratica, alla fine, i buchi neri evaporano. Questo processo avviene però lentamente, se non si tratta di buchi neri piccoli. Gli astronomi hanno scoperto un buco nero sfuggente nella galassia vicina. Ciò che lo rende speciale è il fatto che si tratta del primo buco nero stellare inattivo al di fuori della nostra galassia. Questo tipo di buco nero è difficile da osservare perché non interagisce con l'ambiente circostante. Infatti non emette radiazioni come gli altri buchi neri. Tornando qui sulla Terra, che dire delle buche stradali? Qui, se attraversi nel punto sbagliato, l'intera tua auto può scomparire. Ops! I buchi neri sono come onnivori spaziali. Mangiano qualsiasi cosa sulla loro strada, se abbastanza vicina, inclusi pianeti, stelle, nuvole di gas o anche alcuni sfortunati viaggiatori intergalattici. Non sono realmente affamati e perennemente in caccia di oggetti spaziali, semplicemente inghiottono tutto ciò si avvicina oltre un determinato limite. La loro forza di attrazione gravitazionale riesce a ridurre in spaghetti enormi oggetti spaziali fino a ridurli in pezzi, smontandoli atomo per atomo. Un buco nero è un'enorme quantità di materia che si trova in una ristretta regione dello spazio. Più o meno come se una stella 10 volte più grande e massiccia del Sole fosse compressa fino a raggiungere le dimensioni di New York. Il risultato sarebbe un corpo compatto e denso con una gravità così forte da intrappolare anche la luce o un altro buco nero. Non hanno un punto fisso nello spazio. Stelle, pianeti, asteroidi, comete, buchi neri e tutto il resto nell'universo sono in costante movimento. Ecco perché gli scienziati sono abituati alle sorprese. Nel cuore di una galassia lontana, i ricercatori hanno trovato un buco nero gigante mangiato da uno più grande. Un buco nero può diventare estremamente grande. Al centro della maggior parte delle galassie giganti ci sono buchi neri che possono avere milioni o miliardi di volte la massa del Sole. Un modo per diventare così grande è fagocitare i suoi simili. Un buco nero che si fonde con un altro buco nero è uno degli eventi che sprigiona maggiore energia nell'universo. Immagina, 1,3 miliardi di anni fa, due buchi neri girano uno intorno all'altro. Il più grande tira quello più piccolo verso l'interno, bloccandosi in una spirale. Con il tempo, quell'orbita inizia a decadere, molto lentamente.
questi due buchi neri sono sempre più vicini. Mentre si avvicinano l'uno all'altro, i dischi di polvere e gas che li circondano si mescolano e creano un intenso vortice che si estende, salendo in alto, sopra il centro di quel disco. Alla fine i due buchi neri si fondono in un unico grande buco nero supermassiccio. Mentre si fondono, emettono delle onde gravitazionali. Queste onde rivelano molte informazioni sui buchi neri, ma non possono indicare la loro posizione precisa. Gli scienziati hanno bisogno di qualche segnale elettromagnetico per posizionare il buco nero in un'area dell'universo. Ad esempio onde radio, raggi X o un lampo di luce. Non possiamo vedere i buchi neri, possiamo però rilevare il loro effetto sugli oggetti spaziali che li circondano. Quando un buco nero passa attraverso una nuvola di materia, la sua forte gravità attira la materia verso l'interno. Se una stella o un pianeta dovesse avvicinarsi abbastanza, succederebbe lo stesso. La materia attratta verrebbe accelerata, cioè inizierebbe a muoversi velocemente riscaldandosi. Il buco nero inizierebbe a emettere raggi X che verrebbero irradiati nell'area che lo circonda. L'energia dei raggi X può influenzare le zone vicine e stimolare la crescita di nuove stelle. E infine, boom! Si scontrano, liberando un'enorme quantità di energia, una delle più grandi esplosioni dai tempi del Big Bang. In meno di un secondo, quella collisione ha emesso più energia di tutte le stelle dell'universo visibile insieme nello stesso momento. I buchi neri possono diventare enormi, ma non è una regola. I buchi neri di massa stellare hanno una massa simile a quella del Sole e possono essere molto piccoli. Quello trovato dagli scienziati nel 2019 si trova a 10.000 anni luce da noi ed è largo solo 19 km. Questi oggetti hanno davvero una pessima reputazione, ma oltre a questo possiamo vedere i buchi neri come responsabili di altre forze gravitazionali, simili alle stelle. Ciò significa che è possibile per un corpo spaziale orbitare intorno a un buco nero se si muove abbastanza velocemente. Ipotizziamo che esista un buco nero con la stessa massa del Sole. La velocità a cui un corpo spaziale dovrebbe muoversi è la stessa di quella necessaria per orbitare intorno al Sole, qualora la distanza fosse uguale. Questa però è solo una teoria. In realtà i pianeti non orbitano intorno ai buchi neri, perché quelli che hanno una massa simile a quella del Sole sono per lo più resti di stelle giganti che hanno finito il carburante nucleare e sono esplose. È così che si creano i buchi neri. È probabile che nessuno dei pianeti vicini sopravviva. 30 anni fa, gli scienziati hanno scoperto i primi pianeti oltre il nostro sistema solare. La particolarità di questi pianeti risiedeva nella loro orbita intorno a una pulsar, una sorta di residuo di supernova. Non sappiamo come siano sopravvissuti all'esplosione della loro stella madre. È possibile che siano stati creati dai detriti che si sono formati dopo l'esplosione. Gli scienziati hanno formulato anche una teoria secondo la quale i buchi neri possono essere considerati dei wormholes, tunnel verso altre galassie. Ciò significa che non distruggono gli oggetti che inghiottono, ma li spediscono da qualche parte. La teoria dice che l'oggetto che entra e poi esce dall'altra parte lascia il tunnel attraverso un buco bianco. Un oggetto spaziale simile al buco nero, con rotazione e massa simili. Potrebbe esserci un anello di gas e polvere intorno all'orizzonte degli eventi. L'orizzonte degli eventi è il punto di non ritorno, la parte di un buco nero dalla quale non è possibile sfuggire. A differenza di un buco nero, un buco bianco lascia uscire la luce e tutta la materia, ma niente di tutto ciò sarà in grado di entrare di nuovo nel portale. Circa 50 anni fa, Stephen Hawking si rese conto che i buchi neri perdono energia. Gli scienziati hanno poi sviluppato una teoria che ipotizza la formazione di un buco bianco da un buco nero. Non sono ancora sicuri di come il buco nero scompaia, ma in questo scenario diventerebbe così piccolo da non poter più avere una gravità tale da consentirgli di inghiottire altri oggetti, trasformandosi in un buco bianco. Il buco bianco avrebbe quindi una massa simile a quella di un capello umano. Non sarebbe così spaventoso come il suo antenato buco nero, ma nasconderebbe ancora misteri al suo interno. Per esempio, le informazioni di tutti gli oggetti spaziali ingoiati in precedenza. Alla fine sputerebbe fuori quelle informazioni e diventerebbe così grande da dominare l'universo. Il comportamento dei buchi bianchi, diversamente dai buchi neri che fagocitano la materia al loro interno, potrebbe essere paragonato all'esplosione del Big Bang, con l'universo in espansione e la formazione di nuovi oggetti. Ma anche se accadesse qualcosa del genere, avrebbe un orizzonte temporale di qualche trilione di anni.
C'è però un altro problema. Anche se si formassero dei grandi buchi bianchi da qualche parte nello spazio, probabilmente non durerebbero a lungo. Gli oggetti in uscita si scontrerebbero con la materia in orbita, quindi l'intero sistema collasserebbe e si trasformerebbe di nuovo in un buco nero, dato che possono formarsi anche in seguito a esplosioni di supernova. Stelle, asteroidi, comete, galassie e pianeti, tutti quegli oggetti spaziali che possiamo vedere, costituiscono quasi il 5% dell'universo. Circa il 25% potrebbe essere materia oscura, una sostanza misteriosa che non possiamo vedere, ma che supponiamo sia lì perché tutto nell'universo si muove secondo la sua sintonia gravitazionale. Questa materia oscura è un po' come una ragnatela, tiene insieme tutte quelle galassie che si muovono velocemente. Il suo gemello cattivo è chiamato antimateria. Le particelle di antimateria sono l'opposto della materia, stessa massa ma carica elettrica opposta. Quando si scontrano, l'antimateria spazza via la materia regolare, emettendo pure energia. La materia oscura probabilmente fa espandere l'universo ancora più velocemente. Una delle ultime teorie afferma che potrebbe essere responsabile anche dell'enorme asteroide che ha fatto estinguere i dinosauri. L'universo non ha un centro, ma le galassie sì. La Terra compie un giro intorno al centro della Via Lattea una volta ogni 250 milioni di anni. L'orbita non è delle più semplici, ma possiamo prevederla con una discreta approssimazione. Una volta ogni 60 milioni di anni passiamo attraverso la regione affollata della nostra galassia, nota come il disco galattico. Allo stesso tempo possiamo ricordare alcune pesanti estinzioni di massa nella storia del nostro pianeta, compreso l'asteroide che ha spazzato via i dinosauri circa 66 milioni di anni fa. Il professor Rampino della New York University ipotizza che la materia oscura abbia una gravità tale da gettare corpi spaziali lungo il percorso della Terra ogni volta che entriamo nel disco galattico. Questo significa che alcuni asteroidi e comete che normalmente sarebbero lontani vengono deviati verso il nostro pianeta. L'entità più grande dell'universo, almeno quella che conosciamo, è la grande muraglia di Ercole Corona Boreale. Si tratta di un ammasso di galassie di 10 miliardi di anni luce, legate dalla forza gravitazionale. La galassia ellittica più grande è IC-1101 e ha un diametro di 4 milioni di anni luce. La galassia più piccola che abbiamo scoperto finora, Segue 2, ha un diametro di poco più di 220 anni luce. È debole e ha solo 1000 stelle. Per fare un confronto, la nostra galassia ha 100.000 milioni di stelle. Segue 2 orbita intorno alla Via Lattea. Un oggetto che pesa miliardi di volte la massa del nostro Sole deve essere facile da trovare, giusto? Sbagliato. Purtroppo non è così semplice. Come nel caso di un buco nero scomparso. Recchiamoci nell'ammasso di galassie Hubble 2261, che ospita al suo centro un buco nero supermassiccio. O almeno, lì dovrebbe trovarsi. Il problema principale è che non si trova da nessuna parte. I buchi neri supermassicci sono grandi mostri che si muovono lentamente al centro delle loro galassie. Raccolgono intorno a sé enormi nubi di gas e polvere che gli fanno raggiungere dimensioni che la mente umana non può nemmeno lontanamente immaginare. Se un buco nero supermassiccio, come quello che abita al centro della Via Lattea, si avvicinasse anche solo un po' al nostro sistema solare, saremmo spacciati. La distanza tra questo gigantesco oggetto e la Terra potrebbe essere di diverse decine di anni luce e nonostante ciò scatenerebbe il caos sul nostro pianeta. La Terra, insieme al resto del sistema solare, verrebbe trascinata nell'orbita del buco nero e condannata a girarli intorno per l'eternità. Quindi è bene che questi buchi neri stiano lontani da noi. Vediamo allora cos'è successo a quel buco nero supermassiccio in fuga dal gigantesco ammasso di galassie distante circa 2,7 miliardi di anni luce dal nostro pianeta. Gli scienziati lo hanno cercato con l'aiuto del telescopio orbitale a raggi X Chandra e del telescopio spaziale Hubble della NASA, ma finora nessun risultato. Il problema principale nel trovare un buco nero è che è nero. E anche lo spazio lo è. Quindi non c'è alcun contrasto che possa aiutare gli astronomi a individuare il buco. Ma gli scienziati non si sono arresi. Dopotutto hanno molte tecnologie per trovare buchi neri, piccoli e grandi, nella vastità dello spazio. Alcuni metodi prevedono l'osservazione delle stelle che orbitano attorno ai buchi neri.
A volte si tratta di un debole segnale di onde gravitazionali che si produce quando due buchi neri si scontrano. Ma la tecnica più affidabile è osservare polveri e gas. Il fatto è che i buchi neri sono oggetti spaziali con una gravità pazzesca. Quindi le regioni di spazio che li circondano sono solitamente caotiche. Gas e polvere vengono trascinati nell'abisso senza fondo, comprimendosi e riscaldandosi. Nel processo si sprigiona un'ondata di radiazioni a raggi X. Gli astronomi cercano, quindi, sorgenti di raggi X estremamente luminose nell'universo. È probabile che siano gli ultimi sussulti di gigantesche ammasse di materia prima che scompaia nel buco nero. Allora, perché gli scienziati non riescono a trovare queste tracce di raggi X lasciate dal buco nero di Hubble 2261? Uno degli aspetti più misteriosi della sua scomparsa è che i radiotelescopi hanno individuato segni di enormi pennacchi di materia surriscaldata lanciati negli ultimi 50 milioni di anni. Sono stati probabilmente causati da un grande buco nero, oggi introvabile. Al momento, quindi, possiamo solo fare ipotesi. Forse due buchi neri di medie dimensioni sono entrati in collisione, spingendo il gigante appena formato fuori dal centro della galassia. Le osservazioni delle stelle di quella galassia hanno mostrato un denso ammasso di materia a migliaia di anni luce di distanza dal nucleo della galassia. Forse si tratta del buco nero in fuga, ma purtroppo non ci sono segnali a raggi X provenienti da quell'ammasso. Il buco potrebbe essere ancora lì, ma assopito. Se non riceve gas e polvere, non ha nulla di cui nutrirsi. Di conseguenza, non può rilasciare raggi X. Anche in questo caso, la risposta «non disturbare, il buco nero sta dormendo» non è soddisfacente. Perché non riceve il suo cibo spaziale? Cos'è successo 50 milioni di anni fa? Cos'è quell'ammasso di materia che si allontana velocemente dal centro della galassia? Tante domande e nessuna risposta. Almeno sappiamo che aspetto hanno i buchi neri. Beh, più o meno. Si tratta dell'ombra dell'orizzonte degli eventi di un buco nero, visibile contro la materia incandescente e surriscaldata che cade al suo interno. La prima foto di un buco nero è apparsa nel 2019, ma i dati per la sua creazione sono stati raccolti nel 2017. Un team internazionale, composto da oltre 200 astronomi, ha impiegato 2 anni per assemblare l'immagine. Possiamo ammirare questo incredibile fenomeno spaziale grazie a una vasta rete globale di telescopi, chiamata Event Horizon Telescope Collaboration, o EHT. Perché questo nome? L'orizzonte degli eventi è un punto di non ritorno alla periferia di un buco nero. Una volta che qualcosa, ad esempio materia, radiazione o luce, raggiunge questo confine, non c'è modo di sfuggire alle grinfie del buco nero. Per catturare la prima immagine di un buco nero, gli scienziati hanno creato un telescopio virtuale grande quanto il nostro pianeta, combinando la potenza di 8 potenti radiotelescopi. I ricercatori hanno dovuto puntare simultaneamente i telescopi in un ordine meticolosamente pianificato, con l'aiuto di precisi orologi atomici impostati su ciascun telescopio. Inoltre, per ridurre al minimo le possibilità di pioggia e maltempo, hanno costruito i telescopi in regioni molto secche, come il deserto di Atacama in Cile e il Polo Sud. Ogni giorno di osservazione il telescopio raccoglie circa 350 terabyte di dati. Si tratta di una quantità 10 volte superiore a quella raccolta ogni giorno dal Large Hadron Collider. Esistono buchi neri stellari più piccoli ma ancora più pericolosi dei loro simili supermassicci. Compaiono quando le stelle che hanno esaurito il loro nutrimento stellare collassano su se stesse. Se una stella è abbastanza grande, continua a comprimersi e a comprimersi, voilà, nasce un piccolo buco nero stellare. Ma anche se viene definito piccolo, è comunque da 5 a diverse decine di volte più pesante del Sole. A differenza dei loro fratelli massicci, gli ipotetici mini buchi neri potrebbero essere davvero minuscoli, non più grandi di un atomo. Anche così, uno solo avrebbe la massa di un migliaio di SUV. Una teoria sostiene che tonnellate di micro buchi neri potrebbero essere stati creati subito dopo il Big Bang all'inizio dell'universo.
Alcuni scienziati si spingono addirittura a dire che ogni giorno un paio di mini buchi neri attraversano il nostro pianeta. C'è un buco nero supermassiccio proprio al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Si chiama Sagittarius A-Star ed è 4,3 milioni di volte più pesante del Sole. Ma no, non vi verremo trascinati. Si trova più di 26.000 anni luce dalla Terra, troppo lontano per avere un'influenza sul nostro pianeta. A proposito, di recente gli astronomi hanno scoperto che questo buco nero supermassiccio potrebbe perdere. Se è vero, probabilmente significa che Sagittarius A-Star non è un gigante addormentato come si pensava. Potrebbe essere ancora attivo. E le perdite registrate dagli scienziati potrebbero essere una specie di singhiozzo del buco, mentre inghiotte nubi di gas. Se dovessi trovarti in prossimità di un buco nero, preparati a un significativo rallentamento del tempo. Potrebbe andarti bene se non hai fretta di invecchiare, ma non lasciarti trascinare dietro il punto di non ritorno. Un altro pericolo che si corre nei pressi di un buco nero è che potrebbe iniziare a comportarsi come un enorme vulcano galattico. Di tanto in tanto i buchi neri si infiammano. Ma invece di sputare lava, producono enormi quantità di energia, creando buchi nella materia e nei gas circostanti. Poco tempo fa, gli scienziati hanno scoperto uno dei più grandi crateri dell'universo. I telescopi a raggi radio e X hanno individuato un buco nero supermassiccio che ha dato in escandescenze molti anni fa. È successo in un ammasso di galassie a circa 390 milioni di anni luce dalla Terra. Il cratere lasciato, che in realtà era un buco nel gas caldo dell'ammasso, potrebbe contenere 15 galassie della Via Lattea. Wow! Si potrebbe pensare che cadere in un buco nero sia facile come cadere in una fossa gigante, ma è tutt'altra cosa. Per cadere davvero in un buco nero occorrono una sfortuna incredibile e un pizzico di magia. Inoltre, se provassi a guardare qualcosa cadere in un buco nero, non lo vedresti. Perché? Cerchiamo di capire la magia della fisica. Cadere in un buco nero è molto, molto complicato. Prima di tutto, per avere anche solo una possibilità di farlo, bisognerebbe avere una mira perfetta e iniziare il viaggio da molto lontano. È come cercare di colpire un piccolo bersaglio da una grande distanza. Questo perché i buchi neri si trovano nelle galassie, che sono piene di altri oggetti, come stelle, pianeti e nubi di gas. Questi oggetti hanno le loro forze gravitazionali, che possono influenzare il percorso da seguire. È come se si dovesse attraversare con attenzione una stanza, evitando di urtare gli altri o di essere trascinati fuori strada dai loro movimenti. In modo simile, quando si cade in un buco nero, è necessario muoversi evitando gli altri oggetti celesti. Man mano che ci si avvicina, le cose si complicano ulteriormente. Anche il più piccolo cambiamento di direzione richiederebbe un'enorme quantità di energia che non saresti in grado di generare. È come cercare di governare un'astronave senza carburante. Questo perché l'attrazione gravitazionale del buco nero è immensamente forte. Una volta superato l'orizzonte degli eventi, non si può tornare indietro. Non si potrebbe controllare nulla. Anche se riuscissi in qualche modo a imboccare la strada giusta e a evitare tutti gli ostacoli, ci sarebbe ancora un pericolo da affrontare. L'intenso calore e l'energia che circondano il buco nero, chiamati plasma, ti friggerebbero non appena ti avvicini. Quindi, per avvicinarsi al buco nero, sarebbe necessaria una protezione immensa. Ma non solo è quasi impossibile caderci, è anche impossibile vedere qualcuno farlo. Perché? Scopriamolo! Immagina di essere lontano da un buco nero e di osservare qualcosa che si avvicina sempre più all'orizzonte degli eventi. Quando questa cosa, diciamo un'astronave, cade nel buco nero, iniziano ad accadere due cose molto strane. Innanzitutto, il colore dell'astronave cambia. La gravità in prossimità di un buco nero è incredibilmente forte, molto più forte che sulla Terra. Questa intensa gravità influenza tutto ciò che lo circonda, compresa la luce. La luce ha questa affascinante proprietà di trasportare energia. Ma, quando si avvicina a un buco nero, la potente attrazione gravitazionale inizia a sottrarle energia. Come se la rubasse, rendendo la luce più debole. Quando guardi un bel tramonto, il sole appare di un colore caldo, arancio-rossastro, no? Beh, succede perché,
Quando la luce solare attraversa l'atmosfera, disperde le sue tinte bluastre a più alta energia, lasciando dietro di sé quelle più rosse. Quindi, quando la luce perde energia, tende a spostarsi verso l'estremità rossa dello spettro cromatico. La stessa cosa accade in prossimità di un buco nero. La luce dell'astronave perde energia a causa della forte gravità del buco nero. Così l'astronave, che inizialmente aveva un colore proprio, inizia a sembrare sempre più rossa man mano che si avvicina al buco nero. È come se il buco nero lanciasse un incantesimo, cambiando il colore dell'astronave. La seconda stranezza è legata al tempo. Secondo la teoria della relatività generale, la gravità può alterare il tempo stesso. E funziona in modo molto strano, perché nessuno, né tu né le persone a bordo di un'astronave, percepisce questo cambiamento. Per te, osservatore di questo scenario, il tempo scorre come sempre. Sei seduto a sorseggiare la tua limonata spaziale osservando il viaggio dell'astronave. Per le persone a bordo le cose non cambiano. L'orologio scorre a ritmo regolare e la giornata passa come sempre. Ma oggettivamente, per te sarebbe come guardare un'astronave cadere al rallentatore. Ti sembrerà che stia cadendo in un buco nero da settimane o addirittura da anni. Potresti compiere 80 anni e l'astronave sarebbe ancora là. Pazzesco, vero? Ora, se il tempo rallenta per l'astronave, significa che anche la luce che emette rallenta. Immaginiamo quindi che qualcuno sull'astronave accende e spenga una torcia elettrica. Ma poiché il tempo si muove lentamente, anche la luce proveniente dalla torcia si muove al rallentatore. Ogni lampo di luce impiega secoli per raggiungere i tuoi occhi. L'astronave ti sembrerebbe andare al rallentatore. E quando la luce impiega più tempo a raggiungere gli occhi, si fa anche più debole, come una stella che si affievolisce. Quindi, mentre l'astronave si avvicina sempre di più all'orizzonte degli eventi, non solo inizia a sembrare più rossa, ma anche più fioca. Diventa più difficile vedere l'astronave man mano che si avvicina al buco nero. Si dissolve lentamente, è come assistere a un trucco di sparizione sul più grande palcoscenico dell'universo. Piuttosto sbalorditivo, non è vero? Ma questo riguarda solo te, l'osservatore. E le persone a bordo? Cosa si prova quando si cade in un buco nero? Man mano che ci si avvicina, inizia a succedere qualcosa di molto strano. La gravità in prossimità di un buco nero è così potente da allungare e deformare tutto ciò che lo circonda. Quindi la differenza di attrazione gravitazionale tra la testa e i piedi diventa significativa. Questa differenza crea una forza che allunga il corpo. È un processo chiamato scientificamente spaghettificazione. In sostanza, saresti trasformato in uno spaghetto umano. Essere trasformati in spaghetti potrebbe sembrare divertente per un amante della pasta, ma non è certo il massimo per un astronauta. Nel frattempo, i colori intorno a te iniziano a deformarsi e a distorcersi, creando uno spettacolo di luci abbaglianti. È come andare sulle montagne russe in un tunnel arcobaleno. Torsioni e curve, lampi e scintille, un'esperienza esilarante e sconvolgente. Quello che succede dipende dal tipo di buco nero, però. In primo luogo abbiamo i buchi neri classici. Si tratta di buchi neri che esistono per sempre. Se cadessi in questo buco nero, ci vorrebbe un tempo incredibilmente lungo per raggiungere il centro. Il centro si avvicinerebbe sempre di più, ma occorrerebbe una quantità di tempo quasi infinita per raggiungerlo. Quindi avresti la sensazione che il viaggio non finisca mai. E poi abbiamo i buchi neri che evaporano. Questi buchi neri possono evaporare nel tempo a causa di un processo chiamato radiazione di Hawking. È proprio come un cubetto di ghiaccio che si scioglie. Questi buchi neri hanno una durata di vita limitata ed è impossibile caderci. Avvicinandosi al buco nero che sta evaporando, ci si ritrova in bilico vicino al suo bordo, l'orizzonte degli eventi. È come essere bloccati all'ingresso di un parco divertimenti. Ma indovina, questo parco divertimenti si sta riducendo. Il buco nero sta evaporando e, così facendo, l'orizzonte degli eventi diventa sempre più piccolo. Quindi rimani sul bordo seguendo ogni suo movimento. Rimarresti per sempre su questo orizzonte degli eventi senza mai attraversarlo. Ricorda però che una volta superato il punto di non ritorno, non c'è modo di tornare indietro. È un biglietto di sola andata per il misterioso cuore del buco nero, la singolarità. Lì tutto diventa assurdo. La nostra attuale comprensione della fisica va in tilt, quindi è un po' come assistere a uno spettacolo di magia. Cosa succede una volta raggiunta la singolarità?
C'è qualcosa dall'altra parte? Non ne abbiamo idea. È un grande mistero, ma forse un giorno lo scopriremo. Quindi la cosa migliore è ammirare i buchi neri da una distanza di sicurezza e lasciare che la tua immaginazione fantastichi sulle incredibili meraviglie che contengono. Ricorda solo di tenere la pasta nel piatto e non avvicinarti a questi spaghettificatori cosmici. Siamo in viaggio dalla Terra verso un sistema sconosciuto, distante 1000 anni luce. In quel sistema, due stelle orbitano una attorno all'altra. Ma c'è anche qualcos'altro, invisibile ma dalla massa immensa, un buco nero. Sono corpi celesti ancora avvolti dal mistero. Possono risucchiare il nostro intero mondo nel giro di un secondo. Sono capaci di disintegrare intere stelle come il Sole. Questi giganti di solito si trovano al centro di una galassia. La loro massa è così densa da creare un'attrazione gravitazionale a cui nulla può sfuggire. La loro massa è di milioni, se non miliardi, di volte maggiore di quella del Sole. Ma ora torniamo sulla Terra, o quasi. Il missile su cui ti trovi sta per decollare. Trattieni il fiato pensando alla tua destinazione, il cuore inesplorato di un buco nero. Non che tu debba davvero trattenere il fiato, hai la tua tuta da astronauta. Ossigeno incluso, offre la casa. Nella realtà, raggiungere un buco nero è per noi impossibile. Con la tecnologia a nostra disposizione impiegheremmo almeno 10.000 anni. Ma guarda un po', nel tuo garage giace dimenticato un missile capace di viaggiare nell'iperspazio, che ti porterà a destinazione in pochi secondi. Boom! Eccoti tra due stelle e un buco nero. La prima cosa che noti è che il buco nero non è nero. È più esatto dire che è invisibile, perché nemmeno la luce può sfuggire alla sua gravità. Ma è ben visibile un anello luminoso tutto intorno al suo confine, il cosiddetto orizzonte degli eventi. L'anello contiene particelle, polveri, plasma, detriti di asteroidi. Il tuo primo problema è oltrepassare l'orizzonte degli eventi. E dunque indossa i tuoi retrorazzi, apri il portello della tua nave spaziale e tuffati verso il buco nero. La forza di gravità ti cattura subito, ma la tua tuta ti protegge almeno dalle temperature estreme e dalla radiazione che emana dal buco nero. Le vere tute d'astronauta non resisterebbero, quindi ringrazia pure il tuo papà per aver inventato anche questa tuta resistente a qualsiasi livello di radiazione. Nel frattempo il tuo corpo inizia a distendersi in modo molto spiacevole. La gravità infatti aumenta esponenzialmente avvicinandosi al centro del buco nero. E te ne accorgi dalla testa ai piedi perché il tuo corpo sta subendo il cosiddetto processo di spaghettificazione. Nemmeno la tua tuta da supereroe potrà salvarti. Nessuna nave spaziale, nemmeno immaginaria, potrebbe sostenere una forza simile. Beh, video breve oggi. Ma no, riavvolgiamo il nastro. Se la tua missione consiste nel tuffarti in un buco nero e sopravvivere, non ti serve una tuta antiradiazione. Ti serve un altro buco nero, di dimensioni e peso ben precisi. Teoricamente è possibile sopravvivere alla caduta in un buco nero supermassiccio. Dipende tutto dall'ampiezza dell'orizzonte degli eventi. Un buco nero piccolo, dal peso simile al nostro Sole, avrà un orizzonte degli eventi poco esteso. Il confine quindi è molto vicino al centro e l'attrazione gravitazionale sarà violentissima, con una spaghettificazione rapida e... spietata. Ma se l'orizzonte degli eventi è molto ampio e distante dal centro di attrazione gravitazionale, la forza esercitata sul tuo corpo sarà molto minore, se non nulla. A patto di avere abbastanza ossigeno, in teoria potresti sopravvivere all'esperienza. Quindi serve un buco nero di dimensioni immense. Forse quello al centro della Via Lattea? No, tra plasma e detriti da quelle parti non si passa. Quello che ti serve è un buco nero completamente isolato. Uno che si trovi in una regione del cosmo talmente desolata da non aver accumulato materiale attorno al suo orizzonte. Presto, apri la tua mappa stellare e trovane uno. Un rapido salto nell'iperspazio e ci siamo. Eccolo infatti, un enorme, oscuro, nulla. Solo una debole luce distorta da galassie e stelle lontane giunge fin qui. Per mettere alla prova la teoria, fai un test con un manichino. Si avvicina al buco nero e poi resta lì immobile.
ma è solo un'illusione. Un buco nero è così pesante da poter curvare sia il tempo che lo spazio, così che ai tuoi occhi il manichino sembra completamente fermo. In realtà già è penetrato nel cuore del buco nero. Non si è spaghettificato, il buco nero ha le dimensioni giuste. Ora tocca a te. Ricorda però, sopravvivere non significa tornare indietro. Nulla di ciò che viene attratto in un buco nero può uscirne. Puoi avere anche la nave spaziale più potente, non ti servirà. Intanto sei sul bordo del disco di accrescimento, dove ogni secondo che passa equivale a mesi di tempo sulla Terra. Stai tecnicamente viaggiando nel tempo. Sul nostro pianeta stanno passando i secoli, ci sono auto volanti e grattacieli alti chilometri. Per te invece sono passati solo un paio di minuti. Tutta la luce che arriva da stelle lontane ora è rossa, un altro effetto della gravità. La luce infatti è un'onda e l'attrazione del buco nero la appiattisce. Resta dunque un unico colore visibile, il rosso. Ecco, hai oltrepassato l'orizzonte degli eventi e ti dirigi verso il cuore del buco nero. Sopra di te è ancora visibile una fievole luce, l'ultima cosa che vedrai. Da lì in poi, solo nero. Ma nessuno sa per certo cosa ci sia. Alcuni pensano che i buchi neri siano portali verso altre dimensioni o scorciatoie verso altri luoghi dell'universo. Magari attraversando il buco nero nella nostra galassia si può arrivare a 100.000 anni luce di distanza in un attimo. In quel caso, la tua intera esperienza sarebbe invertita. Prima vedresti quel debole raggio di luce sempre più grande. Poi la luce rossa, che diventerebbe gradualmente blu, finché, senza accorgertene, saresti di nuovo nell'orizzonte degli eventi. E poi libero, fuori dal buco nero. Naturalmente è solo fantasia. Per rilassarci un po', torniamo sulla Terra. Sei sano e salvo a casa. I tuoi amici tessono le tue lodi per essere sopravvissuto all'esplorazione di un buco nero. Sei l'eroe del momento. La terrificante esperienza in quel nulla è solo un ricordo. Ma in realtà un buco nero non è un mostro spaventoso e non è nemmeno eterno. La radiazione di cui parlavamo prima è energia residua del buco nero. A un certo punto del suo ciclo, il buco nero inizia a sgonfiarsi fino a dissiparsi del tutto. Ma anche qui sulla Terra c'è chi ha paura dei buchi neri, in questo caso artificiali. Nell'acceleratore LHC i fisici conducono esperimenti facendo scontrare tra loro particelle ad altissima velocità. L'energia creata dalle collisioni è tale che certa gente teme si possano creare dei mini buchi neri. Se così fosse, il mini buco nero si espanderebbe rapidamente, assorbendo tutto nelle sue vicinanze. L'acceleratore e tutto il laboratorio, fino ad assorbire l'intero pianeta. Potrebbe alterare gli equilibri di tutto il sistema solare e fagocitare tutti i pianeti, uno dopo l'altro. Consumati quelli, ecco il piatto forte sul menù, il Sole. La nostra stella inizierebbe a spaghettificarsi dal suo strato più esterno, attirata dal buco nero, finché, strato dopo strato, del Sole non resterebbe più nulla. Prima però, più o meno nel momento in cui il Sole è stato consumato per metà, il buco nero rilascerebbe un immenso lampo di energia. In poco tempo il nostro sistema solare non esisterebbe più. Altro che fine del mondo. Ma niente paura, se anche creassimo un mini buco nero artificiale, sarebbe troppo piccolo per assorbire altro che particelle subatomiche. Un buco nero emette energia quando assorbe un oggetto, quindi non solo non potrebbe mai crescere, ma avrebbe un ciclo di vita di una frazione di secondo. Verrebbe rilevato soltanto per un brevissimo istante e poi più nulla. Tra l'altro, se fosse davvero possibile creare e controllare buchi neri artificiali, l'enorme energia che emette potrebbe rivelarsi estremamente utile. Un buco nero grande appena quanto l'Everest potrebbe dare energia all'intero pianeta. I buchi neri sono affascinanti corpi celesti e il loro studio continua. A debita distanza, si capisce. Per il momento puoi tenere il tuo missile chiuso in garage. Oggetti oscuri, perennemente affamati, popolano l'intero universo. Nascono quando enormi stelle esplodono nello spazio. I buchi neri, pesanti come la Terra, possono occupare un volume pari ad una pallina da ping pong. Non hanno una superficie vera e propria, ma la loro gravità è così forte che nemmeno la luce può sfuggirvi. Per questo motivo, i buchi neri non hanno un confine fisico.
L'orizzonte degli eventi, che è quanto di più vicino a un classico confine, è una soglia dalla quale è impossibile tornare indietro. Per una stella, l'incontro con un buco nero termina normalmente con uno scenografico spettacolo di luci e con la sua distruzione. Gli astronomi conoscono solo una stella che è riuscita a sopravvivere all'incontro con un buco nero pesante 400.000 volte il nostro Sole. È successo in una galassia a circa 250 milioni di anni luce dalla Terra. Gli astronomi, usando delle strumentazioni molto potenti, notarono delle esplosioni di raggi X che imperversavano nello spazio ogni 9 ore. Ipotizzarono subito fossero dei segnali di pericolo lanciati da una stella intrappolata in un abisso cosmico. La stella era una gigante rossa di medie dimensioni, alle prese con un buco nero. Una volta superato un determinato limite, il mostro spaziale affamato non poté resistere alla tentazione e trasformò il suo ospite in uno spuntino. Il buco nero divorò gli strati di idrogeno più esterni della stella, lasciando solo il nucleo. Alla fine la poveretta si trasformò in una nana bianca, ma per qualche ragione il gigantesco mostro spaziale non riuscì a finire il pasto. Il nucleo della stella comunque rimase in orbita intorno al buco nero. Da allora il periodo di rivoluzione della nana bianca è di 9 ore. Rimane comunque abbastanza lontana dal buco nero, per questo non è ancora stata inghiottita. La sua situazione non è però stabile. A causa della gravità, il percorso orbitale ruota costantemente. Ogni 2 giorni completa una traiettoria che assomiglia a un disegno fatto con lo spirografo. Mentre il buco nero continua la sua azione, la massa della stella si riduce mentre aumentano le sue dimensioni. La sua stessa orbita sta diventando sempre più circolare. Gli scienziati credono che probabilmente la stella sarà in grado di allontanarsi dall'orbita del buco nero e si trasformerà in un pianeta delle dimensioni di Giove in circa un trilione di anni, ovvero l'età del nostro universo moltiplicata per 70, quindi potrebbe non accadere mai. La sola Via Lattea contiene centinaia di milioni di buchi neri, così come le altre galassie. Tutti potrebbero nutrirsi di stelle in una galassia e liberare i resti in altre galassie. I telescopi attualmente disponibili non sono abbastanza potenti per individuarli tutti. Nella maggior parte delle galassie, compresa la nostra, è possibile individuare dei buchi neri supermassicci al centro. Alcuni possono essere miliardi di volte più pesanti del Sole, altri invece hanno solo 3 volte la massa del Sole. Il buco nero più vicino alla Terra è stato individuato a 1000 anni luce di distanza. In termini astronomici potremmo dire che è dietro l'angolo. È in un sistema stellare che si può vedere a occhio nudo. Gli scienziati lo hanno individuato quando hanno notato una stella che si comportava in modo strano. Era una gigante che ruotava all'impazzata. Hanno capito che doveva avere un potente compagno gravitazionale. Il buco nero più affamato che gli astronomi hanno individuato finora pesa 34 miliardi di volte il Sole ed è circa 8.000 volte più grande di quello al centro della Via Lattea. Fagocita l'equivalente di un Sole ogni giorno. A volte i buchi neri divorano anche i loro simili che si trovano un po' troppo vicini a loro. Prima che tu salga su una nave spaziale per scappare in qualche galassia sicura senza buchi neri, eccoti una buona notizia. Anche se sono super massicci, il loro raggio d'azione non è abbastanza grande da interessare la Terra. E anche i più voraci possono essere osservati da lontano. Gli scienziati hanno calcolato che nessun buco nero si avvicinerà alla Terra per un periodo di tempo stimato nell'età dell'universo moltiplicata per 10 miliardi di volte. Nell'improbabile evento che uno di questi oggetti passi nelle vicinanze di Nettuno, potrebbe arrivare ad influenzare l'orbita della Terra. E questo ovviamente non sarebbe un bene. In teoria, qualsiasi cosa può trasformarsi in un buco nero. L'unica differenza tra questi e il Sole è il materiale che compone i loro nuclei. Quello dei buchi neri è incredibilmente denso. Ad oggi conosciamo solo un modo per creare un buco nero, attraverso il collasso gravitazionale di una stella supermassiccia, con una massa 20-30 volte quella del Sole. Quindi il Sole non diventerà mai e poi mai un buco nero. Se accadesse però e l'ex stella conservasse la sua massa, manterrebbe comunque la stessa potenza gravitazionale. La Terra continuerebbe a girarle intorno e non verrebbe tirata dentro. Anche la sua orbita rimarrebbe uguale. L'unico grande problema diventerebbe la mancanza di luce solare.
Comunque, il Sole non è abbastanza massiccio per una tale trasformazione e alla fine diventerà solo una nana bianca. Un buco nero non potrà mai annientare l'intera Via Lattea. La nostra galassia è formata da circa 400 miliardi di stelle. Solo lo 0,1% di tutte le stelle che si formano finiscono per diventare buchi neri. Questi mostri supermassicci, perennemente affamati, che troviamo al centro delle varie galassie, hanno una portata gravitazionale impressionante, ma anche questo comunque non sarebbe sufficiente. La maggior parte di essi ha già fagocitato un gran numero di stelle nelle vicinanze. Quando un buco nero inizia ad avere una massa qualche milione di volte il nostro Sole, non può diventare molto più grande anche continuando a inglobare stelle simili al Sole. Le galassie continueranno a scontrarsi l'una con l'altra e i buchi neri continueranno a crescere e a fondersi. Ma poiché l'universo è già enorme e in continua espansione, queste collisioni e fusioni non andranno avanti all'infinito. I buchi neri si muoveranno in questo enorme spazio come stelle vagabonde. Non saranno nemmeno in grado di mangiare la materia oscura alla periferia delle galassie. Alla fine tutti i buchi neri scompariranno, ma questo avverrà tra molto, molto tempo. Se mai diventassi un esploratore spaziale in grado di viaggiare abbastanza da incontrare un buco nero e decidessi di curiosare al suo interno, potresti farlo perché non moriresti subito. Ovviamente le cose sarebbero molto più complicate. Il modo in cui percepiresti lo spazio e il tempo cambierebbe e la tua realtà si dividerebbe in due. In una di esse cesseresti di esistere. Nell'altra vivresti entrando, senza nemmeno un graffio, nella realtà del buco nero. Andando più in profondità, noteresti che lo spazio diventa sempre più curvo. Al centro del buco, invece, è infinitamente curvo. Si chiama singolarità. Le leggi della fisica basate sulle idee di spazio e tempo cessano di esistere in questo punto. In un buco nero abbastanza grande, milioni di volte più massiccio del Sole, continueresti a cadere liberamente senza sentire la gravità. Potresti continuare a cadere e cadere nel vuoto totale fino a raggiungere la singolarità. Non avresti alcuna possibilità di muoverti nella direzione opposta. Lì lo spazio e il tempo si scambiano i ruoli. Il tempo sulla Terra scorre costantemente in avanti e, in senso figurato, lo farebbe nel senso fisico all'interno del buco nero. In un buco più piccolo, la forza di gravità sarebbe più forte ai tuoi piedi che alla tua testa. Ecco perché andresti incontro a una cosiddetta spaghettificazione. È così che gli scienziati chiamano il processo di compressione orizzontale e allungamento verticale causato dalla folle gravità del buco nero, che appunto rende qualsiasi cosa simile ad uno spaghetto. Tornando all'esplorazione spaziale. Un ipotetico compagno di viaggio rimasto fuori dal buco nero avrebbe una percezione degli eventi completamente diversa. Ti vedrebbe allungarti e crescere, come attraverso un'enorme lente di ingrandimento. Avvicinandoti sempre di più al bordo, vedrebbe i tuoi movimenti al rallentatore. Ad un certo punto ti bloccheresti e verresti circondato dalle fiamme. Saresti in due posti allo stesso tempo, vivendo destini diversi, ma sempre con una persona in carne ed ossa. È così che i buchi neri ci insegnano che nulla è reale. La realtà può essere diversa per persone diverse. Alcuni scienziati credono che l'intera umanità stia vivendo all'interno di un enorme buco nero. Tutto nell'universo è iniziato con il Big Bang. Una teoria, però, afferma che qualcosa esisteva prima di quell'evento. Una singolarità super densa, con la massa e l'energia dell'universo concentrata all'interno, pesante circa come un miliardo di volte il Sole. Le sue dimensioni erano un trilione di volte inferiori di qualsiasi particella osservabile dagli umani. Questa singolarità si sarebbe generata all'interno di un buco nero. Se credete che ci sia più di un universo, i buchi neri potrebbero anche servire come porte tra questi universi, come una radice condivisa da due alberi. Ovviamente non possiamo vedere direttamente un buco nero, perché non emette luce. Un tempo gli scienziati erano in grado di individuarli solo in base alla loro interazione con l'ambiente circostante. Quando oltre 200 scienziati di tutto il mondo hanno lavorato insieme, sono riusciti a scattare le prime foto di questa particolarità spaziale. La rete di telescopi usata per immortalare la scoperta era potente quanto un telescopio delle dimensioni della Terra.